Okay, Blanche, your route is taking you on 91 roll, right to 060. Oh, I might as well do that. Anytime you have a minute, I feel like a verification of the mapping angle, because that's what we'll be. Salve a tutti youtubers, come avrete potuto vedere dal titolo di questo video, oggi vi parlerò delle montagne, ghiaccio e dune su Plutone. La superficie ha una diversità paragonabile a quella di Marte, quindi come al solito andiamo ad analizzare meglio di cosa si tratta. La NASA ha diffuso altre foto scattate dalla sonda New Horizons durante il suo incontro ravvicinato del 14 luglio scorso con Plutone, che mostrano una superficie complessa come quella di Marte. Questo è proprio quello per cui ci siamo andati, ha detto in una nota Alan Stern, principale ricercatore della missione. E queste immagini, i dati e le altre rivelazioni per la prima volta ci aiuteranno a capire le origini e l'evoluzione del sistema Plutone. E ha aggiunto: quello che sta arrivando dalla sonda è un vero e proprio tesoro di dati, con immagini ad alta risoluzione e importanti rivelazioni sulla composizione dell'atmosfera. Plutone, ha aggiunto Stern, si sta rilevando un pianeta con una complessità e una diversità di forme al pari di quanto abbiamo già visto nel Sistema Solare. Geoff Moore, capo dei geologi della missione New Horizons, ha aggiunto che la superficie del pianeta nano è complessa tanto quanto quella di Marte, con montagne alla rinfusa, flussi ghiacciati di azoto e possibili dune. La sonda New Horizon si trova ora a circa 5 miliardi di chilometri dalla Terra e 69 milioni di chilometri da Plutone e sta viaggiando verso la sua nuova meta, la fascia di Kuiper, a oltre 6 miliardi e mezzo di chilometri dal Sole, che dovrebbe raggiungere nel gennaio 2019. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante. Oggi vi ho portato un video di aggiornamento per quanto riguarda la missione New Horizons, che in questo momento si sta preparando per visitare una nuova meta, una nuova zona del nostro sistema solare, ovvero la fascia di Kuiper, che dovrebbe raggiungere nel gennaio del 2019, ma nel frattempo ci sta ancora mandando dati e preziose immagini di Plutone, di questo pianeta nano veramente molto distante, ed è grazie a questa missione che noi riusciamo a capire, a comprendere questo corpo celeste veramente molto molto lontano da noi. Le immagini che avete visto in questo momento sono state proprio quelle che la sonda New Horizons ha inviato appunto in questi ultimi giorni. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!